Possiamo metterla giù in tutti i modi del mondo, ma il calcio è uno sport nel quale si affrontano due squadre, entrambe con 11 calciatori in campo, e alla fine la Champions League la vince il Real Madrid. Questa è la descrizione più accurata che mi viene da dare su quello che abbiamo visto ieri sera sulla partita e comunque sul Real in generale. Io ieri sera non avevo portato il post partita perché ero fuori con gli amici, ho guardato la partita fuori, quindi non mi sembrava il caso portarvi un video. Tanto per, ho detto ne parliamo tranquillamente la mattina dopo, non è un problema. Però ragazzi, incredibile. Io adesso mi sto guardando. Intanto vi do una statistica interessante, cioè che le ultime tre finali di Champions sono terminate per 1-0. Il Bayern Monaco, con cui vince in finale col PSG. L'anno scorso, invece, ricorderete tutti il Chelsea di Tuchel che vince 1-0 sul Manchester City. E quest'anno, appunto, Real Madrid che vince 1-0 sul Liverpool. Questo dato abbastanza curioso, devo dire la verità, e non so come leggerlo, se è perché le squadre sono a un livello talmente alto, le due che arrivano in finale, che si assomigliano, o perché magari in finale c'è un livello di concentrazione differente. Non mi aspettavo una cosa del genere, sono sincero. Infatti avevo puntato il 3-2 come vittoria del Real Madrid, perché ero abbastanza convinto che vincesse il Real, non di tanto, infatti comunque solo un gol di scarto, però mi aspettavo una partita molto più aperta, meno bloccata rispetto a quello che è stato. Beh, in realtà, possiamo dire la verità, il Liverpool la partita l'ha fatta, poi ha avuto diversi episodi nei quali è stata abbastanza sfortunata la squadra di Klopp. Tra l'altro, apro una parentesi, dato che oggi è il 29 maggio, e ovviamente 29 maggio per i tifosi della Juve, parlando di Liverpool, ha soltanto un rimando, e cioè alla tragedia dell'Eisel. E tra l'altro anche qua, casualmente, una delle finali di Champions che era stata posticipata, no? Proprio quella lì della Juventus con Liverpool, e ieri sera ci sono stati degli altri disordini, per fortuna meno gravi rispetto a tanti anni fa, rispetto al 1985. Meno male che così, però interessante vedere anche questo collegamento storico. E allora stavo ragionando un po', no? Su quelli che sono i calciatori che sono stati al Madrid nell'arco di questi 5 anni, perché ragazzi, dal 2014 al 2022 significa che negli ultimi 8 anni, 8 stagioni, ben 5 volte il Real è arrivato in finale di Champions e ben 5 volte il Real ha vinto la Champions. Vuol dire che è stata fuori per 3 volte dalla finale di Champions, che negli ultimi 8 non l'ha vinta per sole 3 volte. Inizia a essere pesante, eh? Inizia a essere 4, se vogliamo 4, il Barcellona nella finale contro di noi, il Bayern Monaco l'anno del Covid, il Liverpool l'anno in cui hanno vinto e il Chelsea l'anno scorso, quindi 4. Però è pesante, vuol dire che tutte le altre volte hanno vinto i Galacticos, hanno vinto i Blancos. E da quel 2013-2014, dove vincono la Champions contro Inter, Ronaldo, Benzema, Bale, questi conservano pochissimi calciatori, e tra l'altro pochissimi titolari, perché quelli che hanno giocato sempre almeno un minuto in finale sono Carvajal, Modric e Benzema. Basta, perché anche Marcelo, per dire, nel 2013-2014 era in panchina, giocava Fabio Contrao addirittura titolare, poi Marcelo è entrato. Ieri sera però Marcelo non è subentrato all'alzata da capitano, ha salutato il Real Madrid, ultima partita con gli spagnoli. Tra l'altro ha detto che vuole rimanere in Europa a giocare e giocare ancora la Champions, quindi vediamo dove va. Spero che la Juve non faccia un'idea di questo tipo, ma ci arriviamo anche dopo a valutare questa cosa qui. E vi dico che questi sono gli unici tre che sono rimasti come spina dorsale. Poi possiamo aggiungere appunto Marcelo, possiamo aggiungere Isco, possiamo aggiungere, penso bene o male, basta. Sto dando un'occhiata, ma sì, dovrebbero essere questi cinque i calciatori che sono sopravvissuti agli anni, a quasi una decade di cambiamenti Real Madrid, dove una cosa non è cambiata, loro continuano a vincere la UEFA Champions League. E questo che cosa significa? Significa che comunque, in un modo o nell'altro, volente o nolente, il Real rimane e rimarrà forse sempre la squadra, sopra tutte le altre, il club davvero più grande della storia del calcio. 14 Champions League, ragazzi, per darvi un'idea, noi abbiamo tipo 14 Coppa Italia. Loro hanno 14 Champions League. Pesante, pesante come cosa. Poi, appunto, a proposito di Marcello, io dicevo, ieri sera sono riusciti a non far entrare, cioè nel senso che sono terze linee di riserve, neanche seconde linee, ve lo dico subito, giocatori che non sono nemmeno entrati. Marcello, Isco, Hazard, Bale e Asensio. Poi, se vogliamo aggiungerci varie, forse quarte linee o comunque terze linee,
che sono Nacho Monreal, Lucas Vázquez, lo stesso Mariano Diaz che era stato acquistato l'anno dopo la cessione di Ronaldo. Insomma, sono riserve queste che probabilmente se sposti questi giocatori dal Reale li porti in Italia, tanti di questi continuano a fare la differenza. Mi viene in mente quando il Real vende in quell'estate Robben e Schneider, che da loro non giocavano. Robben e Schneider poi hanno vinto in Europa tutte e due. Cioè, il Real è veramente una cosa vergognosa. Quasi sempre giocando con questo 4-3-3, quasi sempre con questo centrocampo, perché poi Modric, Casemiro e Kroos sono diventati un ritornello fastidiosissimo per i tifosi delle altre squadre. La prima decima però la vincono con Di Maria, Modric e Khedira a centrocampo, quindi un centrocampo anche un po' particolare. E la cosa che mi dà più fastidio in realtà è vedere come al termine di una partita, di una finale di Champions, dove davvero la Juventus non c'entra niente, si torna ancora a parlare di guerre ideologiche, di Allegri, che la partita che ha fatto Allegri, la partita di Ancelotti. Ad Ancelotti bisogna dire una cosa sola, che lui ha vinto 6 Champions League in carriera, 2 da giocatore e 4 da allenatore. E poi vogliamo parlare di culo, vogliamo parlare di quello che volete, ma il dato è uno solo: Ancelotti ha vinto 6 Champions, 4 da manager. Ragazzi, sono cose che, se poi vogliamo andare nella direzione in cui sempre c'è solo un modo di vincere nel calcio, è sempre solo uno, allora ci perderemo per strada. Ieri sera probabilmente il Real Madrid è stato salvato, tenuto a galla da Courtois, perché il Liverpool, se andiamo ai punti, la merita la Champions League, ha fatto la partita migliore rispetto al Real Madrid. Ma questo che cosa significa? È l'ennesima dimostrazione, e avremo sempre degli episodi simili, secondo la quale il calcio non ha un unico modo per vincere. È ovvio che era molto più probabile che vincesse il Liverpool, ma non ha vinto il Liverpool, perché all'interno di una partita ci sono troppe variabili, troppe cose. Il palo di Sadio Mané che non rimbalza sulla schiena di Courtois, le parate illegali di Courtois che ha fatto, l'unico gol che poteva fare il Madrid, eccezion fatta per quel fuorigioco di Benzema, tra l'altro molto particolare, mi ha riportato un po' indietro nel tempo, perché io quella regola del portiere avanti, quindi servono due difensori, l'ho imparata una decina di anni fa, forse abbondanti, forse addirittura dal 2008, qualcosa del genere. Secondo me c'è stato un episodio simile, vado a memoria, ho cercato ieri sera a fine primo tempo, non sono riuscito a trovare, quindi chiedo aiuto, un Juventus-Catania in cui Trezeguet fa gol, ma in realtà, che viene convalidato, ma in realtà era in fuorigioco perché c'era solo un difensore invece che due, perché il portiere era uscito. Mi ricorda qualcosa del genere, non riesco a trovare la partita in questione, e cercando Juventus-Catania, Trezeguet fuori gioco, non viene fuori niente, quindi probabilmente non era col Catania, o forse non era Trezeguet, non mi ricordo, però sicuramente qualcosa con la Juve è accaduto. Però il Real, ragazzi, il Real ha fatto la partita da Real Madrid di questa edizione della Champions League. Questi sono stati sotto con tutti, sotto con tutti, hanno sofferto con tutti, anche ieri sera hanno sofferto. Questi sono fenomenali a rimanere nella partita, cioè sono bravissimi a rimanere dentro la partita. E questa è una cosa che non si dice mai. Quando gli opinionisti fanno le analisi, e per opinionisti non intendo lo stronzo Luca Toselli su YouTube, parlo degli opinionisti che vanno in televisione, queste cose non le dicono mai, cioè si riempie la bocca con filosofia calcistica e basta. E quando ci sono queste partite, e quando il Real Madrid vince una Champions come questa, non si parla della facoltà di rimanere dentro la partita, si parla dell'altezza di Carvajal. D'accordo.